Bentornato Walter Veltroni. Passata dietro. Di nuovo. Di nuovo. Allora, un po' riprendiamo il discorso che avevamo interrotto, un po' ci portiamo avanti alla luce di tutto quello che abbiamo sentito. Allora, ci eravamo lasciati che lei diceva l'importante è realizzare il partito a vocazione maggioritaria, no? Con il PD che vota, che mira anche ai voti degli elettori che prima votavano il centrodestra. Cosa risponde a chi le rappresenta la sensazione che sia il PD, sia il Partito Democratico a diventare come gli elettori del centrodestra e non gli elettori del centrodestra a convincersi che la strada è quella indicata dal centrosinistra? Ma guardi, io non vorrei che questa impressione avesse dentro di sé una vecchia idea per la quale la sinistra è buona solo quando è minoritaria. Io a questo non ho mai creduto. Io penso che diciamo, la cruna del lago attraverso la quale bisogna passare è cercare di dimostrare che si può diventare maggioranza restando sinistra o diciamo centrosinistra, che non c'è bisogno di fare come Zelig, di trasformarsi in altro da sé per ottenere, ecco, bisogna essere se stessi, col proprio volto, con la propria politica, è quello che succede nella democrazia dell'alternanza. Negli Stati Uniti qualche volta vince Bush, qualche volta vince Obama. Il candidato democratico può perdere se è sbagliato, può vincere se è il candidato. Lei sa che c'è parte sostanziosa del suo partito che non la pensa così, no? Pierluigi Bersani, soprattutto oggi, ancora si è portato, ha detto, beh, se le cose vanno così io la legge elettorale neanche ve la voto. E quando sente queste posizioni, lei ha molto sofferto anche, no? L'opposizione interna al proprio partito, i contrasti che ci sono stati tra leader del Partito Democratico, quando sente le posizioni come quella espressa oggi da Bersani e da gran parte della minoranza del Partito Democratico, cosa pensa? Che ce n'è bisogno, perché un grande partito, un grande movimento non può essere monolitico, c'è bisogno, è come l'ossigeno, è come vedere che ci sono alberi diversi. Renzi la pensa così secondo lei? Non lo so, ma se non la pensasse così sbaglierebbe. Io quello che ho sofferto quando ero segretario del PD non era il pluralismo delle idee, anzi a me è sempre la cosa che mi è piaciuta di più. Io vado in cerca delle opinioni degli altri perché non però ho la presunzione. Gli sgambetti che lei la preoccupava. No, le correnti, la correntizzazione esasperata, questa ossificazione. Quello non mi piaceva. Ormai c'è un'unica grande corrente nel PD, no? Tutti con Renzi. Beh, insomma, ce ne sono tante. Io ho perso anche il conto di quante sono. Però, la politica è la cosa bella della politica, è meravigliosa. Io sono ancora innamorato della politica e mi rendo conto che dirlo oggi può sembrare paradossale. Ma la politica è bellissima, in fondo è quello che ci ha sempre portato fuori dai guai quando ci siamo collettivamente infilati in qualche guaio. La bellezza della politica è la contaminazione delle idee, è l'ascoltare le opinioni degli altri. Per questo a me, per esempio, non sono mai piaciuti in politica gli urlatori, quelli che hanno tutte certezze, che non stanno a sentire gli altri, che devono sovrastare la voce degli altri. La politica è costruzione, anche perché la società cambia e dentro questo cambiamento di società una cosa sola devi avere con la barra dritta, cioè i valori. Può essere che diciamo, c'è un confine in cui non si capisce qual è la determinazione con cui Renzi riesce a mettere da parte gli oppositori e un'altra è non capire se in realtà invece non riesce a confrontarsi con chi la pensa diversamente. Facciamo in conto, lui ha spianato la minoranza del suo partito finora, ora vediamo che succederà. I 5 Stelle li ha regolati, il centrodestra è in ordine sparso. È un gran vincente o uno che sta rischiando troppo per mettendosi contro tutto e tutti? Se lo fa sui contenuti, in questo paese, partiamo da qui, in questo paese c'era bisogno, abbiamo dimenticato, in questo paese c'era bisogno di uno shock di innovazione, il paese era fermo da troppo tempo, era immobile, aveva bisogno di un cambiamento radicale e questo cambiamento si sta producendo con la lentezza che il nostro sistema politico istituzionale produce e genera e che diciamo oggi è fastidiosa per la gravità della crisi sociale che avrebbe bisogno di risposte più rapide. Io penso che bisogna al tempo stesso andare dritti per la propria strada e includere, cioè bisogna avere la capacità di ascolto che ti consenta naturalmente questo, però per esempio quando io sento fare l'elogio delle preferenze a proposito dell'Italicum, penso che non sia giusto. Io non ho mai amato le preferenze, perché penso che le preferenze siano in un paese come il nostro
purtroppo l'anticamera di tante cose, comprese la corruzione, compreso il condizionamento di poteri criminali, compreso la personalizzazione, la spesa di centinaia di milioni di euro per farsi eleggere in qualsiasi istituzione. Chi difende le preferenze le direbbe che lei non dà fiducia agli italiani, che non sanno scegliere. No, ma non è questo, è una valutazione che abbiamo sempre fatto, è un dato di fatto. Quando io vedo i poster con la faccia del candidato alle dei candidati alle elezioni regionali, spesso messi persino prima che si facciano le liste, per condizionare la costituzione delle liste, quello non va bene. Io sono sempre stato più convinto dei collegi uninominali, cioè di un rapporto diretto tra gli elettori e il loro deputato, cioè il deputato del collegio, scelto attraverso le primarie, eletto dai cittadini, deve avere con i cittadini un rapporto diretto. Senta, lei sa che le primarie sono state il crocevia di uno dei più grandi problemi che ha avuto il Partito Democratico, il caso di Cofferati in Liguria. Cofferati ha detto, guardate, ho visto cose orrende, il PD non cose se ne che voi umani non potete che immaginare. Voi umani purtroppo in qualche modo potete immaginare. Siccome l'ho detta al PD, il PD non fa nulla, non mi risponde neanche al telefono Renzi e io a questo punto me ne vado. Ci sono due elementi che colpiscono l'immaginario del Partito Democratico. Il primo è Sergio Cofferati che lo abbandona. Il secondo i motivi per cui l'abbandona, la questione morale. Lei pensa che su questo si è abbassato il livello di guardia del PD? Guardi, intanto mi faccia dire, siccome Sergio è un mio amico, ho persino celebrato il suo matrimonio, e mi dispiace molto che Sergio sia uscito dal PD e penso che il PD farebbe bene a far di tutto perché Sergio ritorni come tante altre persone che magari in silenzio si sono allontanate. La questione morale è, diciamo, il punto di partenza di un partito politico, dovrebbe esserlo di tutti i partiti politici, poi ciascuno deve metterci la sua. Le primarie, diciamoci la verità, sono uno strumento essenziale che però va regolamentato. Io quando facevo ancora il parlamentare feci una proposta per istituire per legge le primarie, non obbligatorie, ma chi fa le primarie si deve attenere a delle regole che vengono codificate per legge. Sì. Poi io considero anche, e l'ho detto, che l'elezione di organismi interni di partito con le primarie sia un errore, mi hanno chiesto, stanno facendo una revisione organizzativa del partito e mi hanno ascoltato come ex segretario per la mia opinione e gli ho detto questo. Un partito è anche il rapporto con i suoi tesserati, con i suoi iscritti. Le primarie, portano anche a paradossi come quello di De Luca, no? Che se magari vincere le regionali in Campania, però poi non può ma fare il governatore. Ma lì perché mancano delle regole codificate. Se ci fossero delle regole codificate, d'altra parte, se non sono le primarie, cosa sono in un partito come sono i partiti moderni? È l'accordo tra i capi corrente. Allora, delle primarie regolamentate sono meglio di una soluzione tutta interna per i vertici istituzionali, per i livelli di partito invece decida il partito stesso. La porta a temi brutti, ma legati in qualche modo alla questione morale. Arriviamo al cartello 40, gli affari di Silvio Berlusconi. Non che siano brutti gli affari di Silvio Berlusconi, che sono sempre legittimi, ma ora arriveremo al punto di cui vogliamo parlare. Allora, Mediaset, azioni cresciute del 63% da ottobre, minimo dell'anno. Le Towers, che ora vedremo cos'è, è la società che dovrebbe comprare parte, o almeno prova a comprare parte della società che gestisce le torri della RAI, più 15% da febbraio. Mondadori, più 79% da novembre, da quando, e poi ora vuole provare a comprare anche RCS, fa l'offerta. Allora, alcuni dicono il patto del Nazareno era in realtà un patto principalmente economico. Berlusconi, nella maniera in cui vediamo, faceva un passo indietro e ne faceva un avanti da imprenditore, lasciate in pace i miei affari, fatemeli fare, e in qualche modo si va avanti. A me sembra una versione un po' romanzesca, nel senso che si sarebbero messi d'accordo Renzi e Berlusconi su questa base. Cioè, tu senza dirselo. Queste cose non si dicono, non si dicono. Cioè, o mi fai fare i miei affari oppure rimango in politica. Non funziona. Non funziona. È al Nazareno. Detto questo, io sono convinto del fatto che, per esempio, il sistema di trasmissione della televisione debba restare in mano pubblica nella sua maggioranza. Cioè, non è possibile che le trasmissioni della RAI vengano gestite dal concorrente della RAI. Devono restare in mano pubblica come sono in mano pubblica in grande parte dei paesi europei e quindi penso che questa operazione, questo tentativo di impossessarsi di Rai Way sia stato
errore comunque sia grave. Della riforma della RAI cosa pensa? Renzi dice che bisogna portare fuori i partiti dalla RAI, gli rispondono ma non mettendoci dentro il governo. Lei cosa ne pensa? Guardi, io, si ricorda, qualche anno fa dissi che la RAI doveva diventare come la Banca d'Italia. Sì. Il che significa? La Banca d'Italia è diciamo, indipendente da tutti. Dire fuori i partiti va bene, i partiti sono tutti, anche quelli che stanno al governo, perché altrimenti bisogna sempre fare le leggi pensando che poi ci sarà qualcun altro al governo dopo di te. E se un giorno ci sarà la destra e farà della RAI ciò che vorrà, non ci si potrà lamentare. Io penso che anche lì ci voglia una forte semplificazione. Ci voglia un amministratore delegato, ci voglia un consiglio di amministrazione che invece di riunirsi ogni settimana si riunisce 3 volte all'anno, come in tutti i consigli di amministrazione. Ci vuole un grande progetto di rilancio culturale e industriale dell'azienda e che questo debba avvenire attraverso una semplificazione della governance, però con un corretto equilibrio anche per rispettare la sentenza della Corte. La ipotesi del governo rispetta questo equilibrio? Io ho letto le cose sui giornali, non mi pare ci siano documenti. Penso che ci voglia un equilibrio tra governo e Parlamento, perché l'ha scritto la Corte Costituzionale e perché c'è una direttiva europea a proposito. Dopo di lei ascolteremo Roberto Fico, un esponente importante del Movimento 5 Stelle. Nota un cambiamento nell'atteggiamento dei 5 Stelle? Nei confronti di chi fa politica, della maggioranza, sono più aperti o rimane l'hardcore dell'opposizione dura al sistema oltre che a chi governa? Guardi, io mi auguro che ci sia maggiore, e ci sono dei segni, ci sono anche delle persone assolutamente ragionevoli che rappresentando le posizioni del loro movimento però non si negano alla discussione, al dibattito e rimuovono quegli elementi di asprezza pregiudiziale, quasi ideologica, che ci sono state nei mesi passati. C'è da augurarselo, perché quel movimento lì deve avere un'evoluzione politica. Io mi auguro che ce l'abbia, è interesse complessivo del sistema e dell'Italia, che è il Movimento 5 Stelle, perché Grillo dice una cosa vera. Quando Grillo dice grazie a noi si è impedito che in Italia ci fosse Alba Dorata, dice una cosa vera, perché il suo movimento ha impedito che quelle pulsioni, quello stato d'animo andasse verso una destra estrema. Ci va Salvini verso quella destra? Se ci va sbaglia, se ci va sbaglia. Sbaglia e compromette un'operazione politica che dal suo punto di vista poteva avere un senso, e cioè la costruzione di una destra del tipo di quella che c'è, che naturalmente è quanto di più lontano da me, ma di cui si capisce l'esistenza in tante parti d'Europa. Con la scelta che ha fatto a Piazza del Popolo ha fatto, diciamo, secondo me un errore molto serio che rende anche molto difficile l'alleanza con l'altra destra. E gli costa in qualche modo anche il rapporto, almeno a parole, con Putin, no? Lei l'ha conosciuto Putin, ma è così terribile? No, io Putin non l'ho conosciuto, io ho conosciuto Nemtsov. Ho conosciuto Nemtsov quando eravamo io vicepresidente. L'oppositore che è stato ucciso, recentemente, quando io ero vicepresidente del governo italiano e lui era vicepresidente di Yeltsin del governo russo. Abbiamo avuto a Mosca e a Roma due incontri ed era un uomo molto forte, molto autorevole. Putin non l'ho conosciuto. Putin sta facendo un'operazione che tende a mutare la geopolitica dell'Europa e anche i rapporti tra Russia e Stati Uniti. È un'operazione da tenere d'occhio con molta attenzione, sulla quale avere, a partire dalla vicenda ucraina, una soglia di forza e di autorevolezza molto elevata. Walter Veltroni, grazie di essere stato con noi. Grazie.